Adriano, amici, in questa doppia parte le abbiamo visto vincere un grande campione come Chicchi, una grande squadra come la Liquigas, scintille tra gli scalatori in salita e l'affermarsi di tante promesse. Beh, direi che il bilancio è più che positivo. Ma io sottolineerei che questa corsa ha avuto una svolta veramente epocale, direi, perché sono mancate le 3-4 stelle del ciclismo internazionale e questo non è che mi faccia piacere, però una cosa di cui sono molto orgoglioso, di aver visto tanta gente come mai su queste strade, indipendentemente da aver fatto sapere che i partecipanti erano questi. Abbiamo visto tanti giovani, un pubblico enorme che ci ha accompagnato da Riccione fino a Sassuolo. Questo è il ciclismo che io penso che la gente voglia e l'ha dimostrato in questa settimana. Alla fine di una corsa a tappa come questa sicuramente i ringraziamenti da fare sono tanti. Beh, allora ci vuole 2-3 anni e mezzo per poter ringraziare tutti, perché a cominciare ovviamente da voi della stampa e poi dopo da tutti gli enti pubblici, da tutti gli sponsor, e veramente un abbraccio delle forze dell'ordine che ci hanno accompagnato, tutti i volontari. Sarebbe molto grande l'elenco, però un abbraccio veramente a tutti, perché senza tutta la collaborazione di tutte queste persone non sarebbe stato possibile allestire un palcoscenico così importante nella massima sicurezza, alla quale io tengo molto, e con la massima dignità organizzativa.